Buonasera a tutti. Di solito io quando faccio questo mestiere di moderatore sono molto sbrigativo, però stasera ci sono un paio di cose che vorrei dire come introduzione alla nostra conversazione. Innanzitutto che i 30 anni del Calabrone sono una data molto importante, visto anche proprio direi come cornice all'argomento di questa sera. Poi direi che dal punto di vista proprio di quello che diceva adesso Piero, della relazione, del rapporto, per me il Calabrone è stato innanzitutto l'amicizia con Don Piero, una di quelle amicizie che secondo me non sono date dalla quantità, perché ci vediamo non spessissimo, ma da sempre, visto che abbiamo tutti e due i capelli più che grigi. E ho sempre seguito con attenzione questa esperienza perché per me era appunto anche così un modo di tenere un rapporto di amicizia con Don Piero. L'altra cosa che mi ha sempre attirato del Calabrone è quello che è scritto ovunque si parli del Calabrone, cioè del fatto che secondo i più eminenti scienziati il Calabrone non può volare perché il peso del suo corpo è sproporzionato alla portata delle sue ali, ma il Calabrone non lo sa e vola. Io aggiungerei qualcosa in più rispetto a quello che il Calabrone ha fatto. È che si trova di fronte, noi tutti ci troviamo di fronte, personalmente e in gruppo, a dei limiti che ci impediscono di volare, e lo sappiamo che non possiamo volare, però esperienze come quella del Calabrone insegnano anche a volare. Non in termini certamente materiali, ma in termini morali, umani e con grande forza. Ecco, questo credo che sia il segno di una passione di cui la società di oggi ha molto bisogno. Due psichiatri qualche anno fa, francesi, hanno scritto un libro sul tempo delle passioni tristi, nel senso che trasferendo sul libro la loro esperienza nell'incontro nella cura soprattutto dei giovani e dei ragazzi, constatavano che dentro questi ragazzi, questi giovani, mancava la fiamma della passione. Per questo hanno parlato di passione triste. Ecco, l'idea del Calabrone che vola anche se non dovrebbe volare, o dell'uomo che cerca di volare anche se sa che non può volare, credo che sia un'idea che nasce da una grande passione e quindi da un grande impegno. No, non è una riflessione, è un saluto a Monsignor Beschi, Monsignor Francesco Beschi. Non dirò di lui la biografia perché c'è nella cartella, ci sono tutti i dati. Mi limito a dire soltanto due cose. Una, così un po' una battuta, perché quando è arrivata la notizia che Monsignor Beschi è stato nominato vescovo di Bergamo, ho detto finalmente andiamo a civilizzare un po' i bergamaschi, visti che avevamo avuto due vescovi bergamaschi a Brescia. È possibile che noi non riusciamo, non dico andare a Bergamo, ma noi avere un vescovo bresciano in questo periodo storico. E quindi, ma questa era puramente un'emozione, un sentimento superficiale. Mentre invece l'altro, direi la convinzione che era, non toccava a me deciderlo, ma dico pensarlo sì, che era una scelta giusta perché credo che il segno di continuità nell'esperienza di Don Francesco sia proprio sempre stata la pastorale, sia nella parte della famiglia, il luogo, direi, l'esperienza che ho potuto conoscere di più di lui, perché in qualche modo, per quello che mi permettevano i miei limiti, ho collaborato in questo lavoro, ma anche poi dopo in tutta l'esperienza, sia l'esperienza molto importante del centro pastorale Paolo VI, perché se è stato Monsignor Franceschetti a virarlo, poi ha certamente Monsignor Beschi consolidato questa esperienza, sia poi negli impegni che ha avuto durante la parte, diciamo così, vicino a Monsignor Sanguinetti, la parte di responsabilità a vari livelli fino a diventare vescovo ausiliare e vicario generale. L'ho incontrato anche recentemente ai Bergamaschi, a me verrebbe spontaneo come giornalista curioso, come deve essere un giornalista, di domandare ma
Cosa pensate di Monsignor Beschi, come vanno? Non mi viene neanche in mente di domandarlo, perché sono sicuro che va bene, perché secondo me appunto questo carisma pastorale è fatto per un vescovo, per un pastore, e quindi credo che poi magari ci lascia andare qualche battuta anche lui se, di questa sua esperienza, se ne ha voglia. E adesso arriviamo all'argomento di questa sera. Allora, la cultura del dono. Quando mi sono trovato di fronte a questo argomento, ho pensato innanzitutto che la cosa migliore sarebbe stata che io potessi intervistare Don Francesco, poteva essere una conversazione fra noi due, ma non ne abbiamo avuto il tempo perché poi è partito per l'Africa e non prepararla questa conversazione rischiava di diventare un po' disordinata. Allora abbiamo deciso che io cercherò di lanciargli qualche pensiero, poi lui li svilupperà direi è molto bravo a fare. Dicevo che quando ho avuto avanti questo titolo ho detto: che cosa significa parlare della cultura del dono? Ho pensato, istintivamente si pensa sempre al dono della vita, si pensa, noi cristiani pensiamo al dono dell'amore di Dio che è dentro nel dono della vita. Poi mi è venuto in mente che i doni possono essere coniugati anche dal punto di vista dei talenti evangelici, quindi di quello che abbiamo, di quello che ci è stato donato e che possiamo donare agli altri. Ho pensato a tutte le persone che si donano, perché anche in questi giorni ho letto in due libri diversi delle riflessioni sull'assenza di attenzione agli altri che si verifica nella nostra società. Ed è vero, ma ci sono anche tante persone invece che questa presenza, direi carità del prossimo, la vivono tutti i giorni, come fa il Calabrone, e sono milioni di persone che fanno questa esperienza di dono. E poi l'ultimo pensiero invece si è fermato su quello che Piero ha già citato, quello del paragone tra il dono e il regalo. Perché ho immaginato che istintivamente, prima di riflettere, che nella società di oggi è più facile cogliere la cultura del regalo che quella del dono. Allora mi sembrava importante capire che differenza c'è fra la cultura del dono e la cultura del regalo. Sono andato innanzitutto a leggere sul dizionario, io uso ancora il Palazzi perché me l'hanno presentato a scuola e non l'ho più abbandonato, non ho trovato grandi spiegazioni, perché dice che il donare innanzitutto si riferiva più al donare che al dono, e dice che il significato è dare agli altri una cosa in libero possesso senza retribuzione alcuna, cioè gratuitamente, mentre invece del regalo parlava semplicemente di qualche cosa che viene dato in omaggio o robe di questo genere. E allora sono andato su internet per vedere, dato l'input della differenza fra il dono e il regalo, e con sorpresa ho trovato che ci sono molte voci, addirittura anche delle lunghe riflessioni su questa differenza. E dentro questa descrizione ho trovato soprattutto un brano di un blog anonimo dove una persona anonima racconta in maniera secondo me molto efficace la differenza che c'è tra il dono e il regalo. L'avevo preparato, volevo leggerla io, ma siccome c'è qui Betty Cattaneo, che con la quale lavoriamo da 100.000 anni, no, lo dico meno per te perché sei più giovane, ma a Radio Voce, allora ho chiesto a lei di leggerlo, perché certamente lo legge in maniera molto più efficace di me. Occorre che mi fermi un attimo. Prima, mentre incartavo il regalo, sentivo il bisogno di fermarmi a riflettere, di scrivere e liberarmi un po'. Perché mi sto privando per lei di una cosa così preziosa? In realtà è stata un'idea istintiva, estemporanea, verso una persona che mi ha dato tanto e che ha lasciato molto dentro di me, in maniera indelebile e costruttiva. Capace ogni volta che la vedo o la sento, praticamente per sbaglio quindi, di riuscire a far vibrare quelle corde che mi ridanno una dimensione più umana,
di essere migliore come uomo, di farmi riflettere sul senso di essere vivi prima di ogni altra cosa e di esserlo ad ogni costo. Proprio lei che mi aveva insegnato che i soldi e il successo non sono componenti secondarie della vita di una persona, tantomeno di una coppia. In realtà, mentre scrivo queste cose, non so veramente se questo pacchetto arriverà mai a destinazione, perché alla fine non vorrei che mi portasse ad affidare in esso altre cose, altri sentimenti, altre speranze, che non voglio e posso provare in questo momento, ma che è normale che quando ci si priva di qualcosa per qualcun altro, anche inconsciamente, emergano. Il fatto è che lei per me vale molto. Non mi sono mai chiesto quanto, forse per paura, ma indubbiamente credo di essere stato troppo duro, questioni di sopravvivenza. E forse ora da parte mia c'è quantomeno la voglia di un gesto che glielo faccia capire davvero. Ma che so, darebbe il via a troppe inutili domande, e col rischio che alla fine il pensiero non sia neanche compreso. Un conto è fare un regalo. Sono tutti bravi ad entrare in un negozio, a staccare un assegno. Un conto è donare e farlo col cuore. Ci sarebbe pure una canzone per dare un senso a tutto questo, ma lasciamo perdere davvero. Vorrebbe dire complicarmi la vita da solo. Boh, per ora quel pacchetto rimane a metà. Ecco, questa è la provocazione che affido a Monsignor Francesco per vedere se riusciamo a risolvere il problema del pacchetto. Grazie, grazie Angelo, grazie anche a Betty per questa lettura e grazie a tutti voi. Mentre stavo ascoltando le parole di introduzione pensavo all'eternità, nel senso che l'amicizia qui va centellinata come il vino. E mi rendo conto come appunto questo sia prezioso e anche un po' raro. E io mi auguro e credo che l'amore e l'amicizia abbiano sempre portato dentro questa promessa di eternità, che i volti che sto accarezzando in questo momento con lo sguardo li possa ritrovare. Qualche volta anche qui, non voglio aspettare l'eternità, ma insomma, pensavo anche alla bellezza poi di stare un po' in pace, di godersi ciò che ha fatto la nostra vita. È un po' difficile non credere l'eternità. Abbiamo bisogno di eternità anche per poterci gustare di tutto ciò che la vita ci ha riservato proprio come una primizia. E questo io credo stasera possa dire guardando i vostri volti. Sì. Quindi vi ringrazio di cuore per il dono dell'incontro. Un dono al quale mi sono disposto, accettando l'invito che mi è stato rivolto, e devo dire che ho fatto un po' una scelta di non frequentare molto Brescia, troppe sarebbero le circostanze. Questo è un atto di riconoscenza, anche oltre che di amicizia, è una testimonianza per una realtà che ha dei tratti non unici, ma certamente particolari. Uno di questi tratti è la discrezione, la serietà dei gesti compiuti senza enfasi. E Calabrone credo che racconti una storia così. E quindi in un modo particolare ho accettato l'invito e voglio salutare con tanto affetto Pietro, Don Piero, e poi Piero, e poi Silvio, grazie, grazie a tutte le persone che insieme con loro hanno fatto questa storia. E appunto, tanti volti, potrei chiamare molti proprio per nome,
Permettete anche di salutare con affetto quello che per me è ancora il presidente Cavalli, quindi mi fa un piacere grande vederlo qui. La fine della conferenza, io ho già letto quello che dovevo dire sul dono. Ma potrebbe essere vero, eh? Solo che poi le convenienze impongono che si dica ancora qualcosa. Il tema è un tema arduo, perché non si tratta semplicemente di parlare del dono, ma di parlare della cultura del dono. E questo credo che sia un pochettino una scommessa di stasera, una scommessa già in perdita, perché si tratta veramente di una grossa provocazione. È possibile, pensabile parlare di cultura del dono? Beh, io vorrei, come è un po' appunto solito fare nell'introduzione ad una riflessione, porre qualche provocazione, immaginando che il dono alla fine rappresenti veramente l'ornamento della vita. Come si fa a vivere senza un dono? Nel senso che si può vivere ugualmente, ma la vita ha bisogno di qualcosa di più dell'essenziale. Il dono appartiene a ciò che non è essenziale, a quegli ornamenti che rendono bella la vita, che la fanno gustare. Mi ha colpito molto, ci voglio riflettere tanto, un'espressione di una persona giovane che è in Africa da un anno, che ho incontrato, e che mi ha detto: l'amore è un lusso dei ricchi. Io non ci credo, però mi ha fatto pensare. Sai, quando sei lì ai confini della vita, quando alcune violenze sembrano proprio devastare tutti i sentimenti, bisogna stare attenti molto a pronunciare alcune parole. Il dono è un bell'ornamento, comunque. Sicuramente è un ornamento. Un di più. È anche un condizionamento. Non so quanto ci faccia piacere ricevere doni. Abbiamo così forte dentro di noi l'istinto ormai di un'autonomia assoluta, che anche il dono lo viviamo con un certo timore, che crei un rapporto di dipendenza. La gratuità. Il dono appartiene al mondo della gratuità, ma noi temiamo che quella gratuità ci costi troppo. Non costi a chi la fa, ma costi a chi la riceve. Il dono viene da alcuni giudicato come la più sottile delle ipocrisie. Nel senso che proprio mentre appare il gesto generoso, qualcuno sostiene che si manifesta
l'egoismo più raffinato. Ancora qualche provocazione, tanto per appunto aprire la riflessione su ciò che non è scontato, la cultura del dono. Non è scontato perché il dono è apprezzato come fatto privato, è una di quelle dimensioni della vita che si riconduce alla sfera più circoscritta dell'esistenza umana. Il dono è qualcosa di personale, l'organizzazione del dono sembra già tradire il dono stesso. Il dono appartiene al mondo dei sentimenti e i sentimenti sono un fatto molto personale al punto di diventare appunto privato. Come si fa a porre il dono in una dimensione pubblica? Qual è la dimensione pubblica alla quale noi possiamo attribuire le caratteristiche del dono? Qualcuno ha definito il dono un prodotto di nicchia. Ottimo. Nella sua nicchia. Se volete anche pregiato. Chi lo produce guadagna, appunto perché è molto circoscritto. Socialmente ed economicamente il dono è irrilevante. Guardiamo i discorsi di questi mesi. Che spazio c'è per un discorso come quello che stiamo facendo noi stasera? Non c'è nessuno spazio. Veramente è una domanda, ma siamo venuti per una storia, un nome, dei volti. E questa è una grande provocazione. Ma altrimenti non si capirebbe. Tutto, di tutto parliamo, tutto è rilevante in queste settimane, in questi mesi. Il dono che cos'è? Socialmente, economicamente e culturalmente. Irrilevante e insignificante. Per carità, sto dicendo cose che molti sarebbero pronti a negare, ma quello che sto dicendo mi sembra che abbia la conferma dei fatti quotidiani, di ciò che conta, di ciò che pesa, di ciò che misura le cose e gli uomini. Vorrei continuare con qualche altra provocazione, forse un pochettino più concreta, cominciando da quella che chiamerei la deformazione cattolica del donare. I cattolici sono pronti al dono. Concepiscono l'amore come dono. Il Vangelo dice così, il loro Signore ha fatto così. Perché ho parlato di deformazione? Cosa c'è di deformazione nel donare? Manca il movimento. Uno respira. Ispira.
ed espira. Non basta uno dei due. Una mano sempre chiusa o una mano sempre aperta è paralizzata. In questo senso parlo di deformazione cattolica del donare. C'è solo quel movimento o c'è un altro movimento? E perché lo sottolineiamo così poco? Qual è l'altro movimento? Come mai sono solo gli altri i destinatari del nostro movimento? Cioè, al donare corrisponde il ricevere. Noi interpretiamo il donare, gli altri il ricevere. È un po' troppo schematico. Viene una provocazione che mi ha sempre colpito, anche perché è un autore che amo, ed è Henri De Lucca, e appunto in un bellissimo piccolo scritto lui contesta l'amore organizzato, la pietà esibita, la contesta in nome del gesto spontaneo. Il dono appartiene al mondo della spontaneità. Come si fa a parlare di cultura del dono? Il dono è un gesto spontaneo, nasce e si esaurisce in un momento, si ripresenterà, ma è un tratto, non una cultura, non uno stile. Vi è infine, in questa piccola panoramica di provocazioni attorno al tema, la cultura del dono, un caso emblematico. Emblematico perché mi sta a cuore tantissimo e devo dire che un poco di sofferenza la provo, ma questa sofferenza non mi sono arreso. Ed è il caso serio del volontariato. È il caso serio del volontariato. Non alimenta una cultura diffusa del dono. Perché? Perché decine, centinaia, migliaia, decine di migliaia di uomini e di donne, una generosità a volte eroica, un patrimonio prezioso. Ma mi domando, perché? Perché una presenza così consistente, così seria, così vera, non corrisponde poi una diffusa atmosfera riconducibile appunto al dono, alla cultura del dono? Non do una risposta a questa domanda, anche se alcune volte quando intervengo sottolineo questo aspetto. È importante il bisogno. Dice questo piccolo racconto cassidico
due uomini si trovano a bere. E bevono, bevono. È festa. E bevono al punto tale che possono permettersi confidenze maggiori rispetto alle quali, rispetto a quelle che normalmente si riservano. Al punto tale che uno arriverà a dire all'altro: io ti amo. E l'altro, pur nei fumi, ormai diventati nuvole, gli risponde: come fai a dire che mi ami se non conosci neanche il mio bisogno? È una bella rappresentazione. Come fai a dire che mi ami se non conosci il mio bisogno? D'altra parte, c'è un grande rischio che appunto può corrispondere anche a quel caso serio che è rappresentato dal volontariato e del suo rapporto con la cultura del dono. Ed è il rischio che noi ci soffermiamo al bisogno. Lo dico seriamente, senza il minimo elemento di ironia, ma con una domanda, con l'interrogazione che mi ha accompagnato. Non è brutta, è bella, se volete anche struggente, l'immagine dei giovani che vanno a pulire le strade di Genova. È bella, è struggente. Ma diventa anche un'interrogazione. Certo, si è manifestato un bisogno. Ed è bello, è struggente che dei giovani si rendano conto di un bisogno. Ma c'è qualcosa di più importante del bisogno, della persona. La persona è più grande del suo bisogno. Un volontariato che è solo risposta al bisogno, per quanto sia grande e raffinato e organizzato, rischia poi di non creare cultura del dono. Perché la cultura del dono non è solo risposta ad un bisogno, ma è un modo di vivere, di vedere, di essere uomini, di essere donne, di essere delle persone umane. Il dono non corrisponde soltanto a un bisogno, è molto di più. E allora, permettete, moderatore, di dire qualcosa sul dono, dopo aver provocato con qualche riflessione, qualche interrogazione, sulla cultura del dono. E questa è la cosa che mi ha un po' avvinto. Tenendo presente il bellissimo capitolo terzo della Caritas in Veritate, e esattamente soprattutto il numero 34, che si sofferma proprio sulla dimensione del dono. Papa Benedetto avvia, come sempre lui ha degli attacchi, immaginando un musicista, lui non comincia ad esempio come l'andantino, secondo tempo della settima sinfonia di Beethoven, che è una cosa stupenda, comincia e tu non lo senti neanche ed è già cominciato. No, lui comincia come la quinta che tutti conosciamo, la sinfonia del Dormamente, è un attacco che già da solo ti mette di fronte a qualche cosa. E qui, al capitolo, al paragrafo 34, lui: l'essere umano è fatto per il dono. Poi adesso cominciamo a parlarne, ma l'attacco è stato dato.
L'essere umano è fatto per il dono. Che cosa possiamo così, cosa posso condividere con voi alla luce di questa che è la vera provocazione? La prima pista di riflessione e, se volete, una pista per il cambiamento, una pista non solo per riflettere ma per cambiare, è rappresentata da questa considerazione, saranno tutte molto ovvie, vale a dire dalla necessità di passare dal donare al donarsi. Dal donare al donarsi, cosa significa? Significa avere una cultura del dono. È necessaria questa presa di posizione esistenziale. Il dono non è una cosa, il dono è un modo di vivere. Un dono è un modo di interpretare l'esistenza. Il dono è un modo di essere. È importante donare, è bello donare, ma una cultura del dono esige un cambiamento radicale. Il cambiamento del radicale non è semplicemente il dono di se stessi, perché il dono più grande, era stato ricordato anche nell'apertura dell'introduzione di Angelo, è il dono della vita, è il dono di sé, di sé. La nostra cultura che attinge al Vangelo dice che la nostra realizzazione più grande è proprio il dono di noi stessi. Ma qui non è quello che voglio richiamare semplicemente un'indicazione quantitativa, il dono più grande, me stesso, quasi che appunto ci fosse un'escalation di quantità, il dono delle cose, il dono del mio tempo, uno dei doni più preziosi oggi, il dono dell'ascolto, il dono dell'aiuto, il dono, no, il dono di me stesso. Bene, qui chiaramente guardando tanti volti mi viene in mente questa meraviglia che per me è stato il dono di vite coniugali, di storie di uomini e donne che hanno creduto in questa possibilità di unirsi donandosi. Ebbene, cultura del dono significa che tutto questo che sto narrando diventa criterio di vita esistenziale, da cui ne scaturirà il donare e il donare anche se stessi. Ma il passaggio dal donare al donarsi avviene nel momento in cui io del dono faccio il criterio esistenziale. Capite che è un'espressione anche questa ancora molto, molto, se volete, suggestiva. Qualcuno la guarderà con le remore che ho ricordato prima, ma comunque, insomma, c'è una certa enfasi affascinante in questo. Ma appunto il passaggio a una cultura del dono significa spostarsi in questa direzione. Adesso dico una cosa che può far discutere, alla fine possiamo anche discutere un momentino. Certo. La competizione va bene, cioè, ma la competizione è il nostro pane quotidiano. Noi come facciamo a vivere, come fa a crescere questo mondo senza competizione? Quando prima dicevo che i discorsi che stiamo facendo sono veramente una nicchia, o sono così, ornamento per anime belle, come diceva una volta, dicevano appunto i predicatori per provocare. Ma qui si tratta di dire che non la competizione, ma il dono e il
criterio fondamentale dell'esistenza e dell'esistenza personale e comunitaria, anzi non ci sarà comunitarietà se non a partire da questo criterio. Sorrido perché questa è cultura. Vi è un secondo percorso, tratto di percorso, che secondo me va in direzione della cultura del dono ed è rappresentato dal criterio della reciprocità. E uno direbbe, oh no, qui, no, cosa stai dicendo? Il dono è tutto, il dono è gratuità, il dono è dare per niente, gratis. Non è vero. Il dono è dare per l'altro. Non per niente. Non dono per niente. Dono per un altro, che è tutt'altro che niente. In questo senso parlo di reciprocità. La reciprocità è necessaria al dono. È necessaria alla cultura del dono. Facciamo un esempio semplicissimo. Un bambino fortunato vive di doni e non lo sa. Non lo sa. Noi lo facciamo lo stesso, è gratuita, ma non lo facciamo per niente, lo facciamo per lui. Quant'è che la cultura del dono crescerà quando lui ne diventerà consapevole? Non sto parlando di reciprocità, quindi come la restituzione del dono. Un dono non si restituisce, un dono si riconosce e alla fine sarà la riconoscenza la risposta al dono. Un altro dono. Noi siamo felici della riconoscenza che ci portano altre persone. La reciprocità. Certo, il dono gratuito, il dono di Cristo ai peccatori, cioè a quelli che lo stanno crocifiggendo, è la nostra misura. Ma alla grazia è necessaria una cosa, la fede. È necessaria la fede. La grazia è tutto. Ma perché trasformi la mia vita non c'è bisogno di alcun merito. C'è bisogno che ci creda, che la riconosca. Allora cresci, va. Io stesso ne divento partecipe. In questo senso parlo di reciprocità. Cultura del dono è che uno sia coinvolto, lui stesso diventi capace di dono, trasformato. È dunque necessario imparare a ricevere, imparare a ricevere. La cultura del dono si alimenta attraverso questo apprendimento. Quanto ho ricevuto? Quanto ho ricevuto? Cosa ho dato? La grazia mi precede. Certo che mi precede. E mi supera. Quanto ho ricevuto? Ma bisogno del riconoscimento, allora si moltiplica, allora si incarna, allora diventa storia, allora via.
lo sforzo, l'impegno, il sacrificio sono necessari. Ma a volte sono rimasto interdetto davanti a qualche uomo, pochi, devo dire la verità, pochissimi, che affermava, a volte anche con fare sofferto, mi sono fatto da solo, e accanto aveva sua moglie. Un terzo tratto di questo percorso è rappresentato dalla compassione. La compassione come risveglio, la compassione come necessità. Da questo punto di vista la parabola del buon samaritano è assolutamente emblematica. Perché tutti videro la differenza, la fa la compassione. Abbiamo abbruttito la compassione, nessuno vuole essere oggetto di compassione. La compassione è una cosa grandiosa, la compassione appartiene al mondo di Dio, Dio grande e compassionevole. La compassione è una potenza, ma non una potenza esteriore, una potenza interiore. La compassione femminile dice tanto della potenza femminile e tanto di quella potenza che può cambiare il mondo e tanto di quello che la femminilità può dare alla cultura del dono. Perché alla cultura del dono è necessaria la compassione. La compassione è il risveglio. Mi piace questa immagine. Una compassione che risveglia ed è capace di risvegliare. Risveglia relativamente alla sofferenza degli uomini e risveglia anche rispetto alla loro nostalgia di felicità. La compassione non è soltanto condividere la sofferenza, ma condividere anche il desiderio di felicità. E ci tengo a sottolineare questa seconda parte, perché a volte sembra che siamo solo lì dove si soffre con la nostra compassione, mentre invece si sta lì anche dove si sente tutto il desiderio di essere felici. Compassione, patire, soffrire, desiderare, vivere. Compassione che, come ci hanno insegnato i grandi padri e anche i grandi lettori della Bibbia, appunto appartiene visceralmente a Dio. Ha a che fare con le viscere di Dio la compassione. È quello proprio che Dio sente nel suo profondo. Ha a che fare con lo spirito di Dio, la compassione che è un cocktail di rabbia e di amore. Questa è la compassione. Non è solo rabbia distruttiva e non è solo amore, a volte rassegnato, è un cocktail di rabbia e compassione. È una forza incredibile. Finisco con questi ultimi due tratti della pista per un cambiamento. Cambiamento verso una cultura del dono. Quindi non semplicemente il donare, ma l'alimentare una possibilità diversa di vivere. Il quarto tratto allora è l'educazione. L'educazione.
In questi anni la Chiesa italiana si dà il compito di educare alla vita buona del Vangelo. Sì. La cultura del dono ha bisogno di educazione. Ha bisogno di poter permettere alle persone di compiere esperienze, di crescere, di ritenere credibile, possibile la cultura del dono, di vederla incarnata, di vederla incarnata in se stessi. Io credo che l'educazione sia oggi veramente un grande compito che ci attende. Ma quando io dico educazione devo pensare anche a qualcosa, devo pensare a un modo di essere uomini, a un modo di vivere. La cultura del dono ha bisogno di educazione, non nasce così come un fungo. E l'ultimo tratto è il tratto della giustizia. Che merita di essere affrontato in questo che è stato un approssimarsi al grande tema della cultura del dono. C'è giustizia piena quando riusciamo a trattare tutti, chiunque, meglio di quanto si meritino. C'è giustizia piena quando riusciamo a trattare tutti, chiunque, meglio di quanto si merita. Pazzie, poesie, illusioni di una sera di novembre. Vescovi non hanno molto da fare, quindi loro stanno lì, pensano queste cose. Sì. È una donna che ha scritto questo, ma c'è un'altra citazione che vorrei offrirvi ed è quella di un uomo, Papa Benedetto. Il dono per sua natura oltrepassa il merito. La sua regola è l'eccedenza. Nell'affrontare questa questione decisiva dobbiamo pensare, precisare da un lato che la logica del dono non esclude la giustizia e non si giustappone ad essa in un secondo momento e dall'esterno, e dall'altro che lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità. Perché senza dono non c'è giustizia? Perché la persona umana è infinita. E se io voglio essere giusto, devo essere infinito. E la dimensione dell'infinità è il dono. Ecco perché la misura più alta della giustizia è il dono. Ecco perché devo dirvi che sono andato più volte, anche in questo tempo, a rileggermi lo splendido messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II. Non c'è giustizia, non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono. L'ha scritto all'indomani dell'assalto, dell'attacco alle Torri Gemelle. Leggete quel messaggio. Non è una pia esortazione al perdono, a dire va bene, insomma succedono queste cose, ma è un'analisi profondissima, lucidissima, di come in situazioni drammatiche come quella la coscienza cristiana e umana possa porsi. E l'escalation è la stessa. È la stessa.
Io credo che la cultura del dono si nutra di questo, di queste possibilità, di queste provocazioni, di queste continue revisioni. Ma io credo che su questo cammino ci siamo. Ci siamo. Non è compiuto, ma ci siamo. D'altra parte, l'ha detto Gesù, se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno, ma non vuol dire non entrerete in paradiso, non entrerete nella dimensione del Vangelo. Avete capito? Finisco, sapete che mi piacciono sempre le storie, allora vi leggo la conclusione di quel breve articolo di Ario De Luca in cui lui parlava della spontaneità del gesto, ma la conclusione è molto bella, mi è sempre molto piaciuta. Lavoravo a Milano in un quartiere edile più di 10 anni fa e avevo la rara fortuna di abitare nei paraggi del cantiere. A mezzogiorno andavo a piedi a casa a mangiare per poi tornare entro un'ora. Lungo la strada incontravo un mendicante, un uomo con i capelli bianchi, anziano ma non vecchio. La prima volta avevo in tasca 1000 lire, gli detti quelle. Mi precedevano dei pochi passi dei ragazzi che al suo gesto di chiedere avevano risposto con una presa in giro. Gli vidi in faccia lo scatto muscolare di una pena, il rinculo di un colpo subito, per quello tirai fuori subito le 1000 lire. Così ogni giorno passavo nell'ora di intervallo e gli davo 1000 lire. Poi non lo vidi più. Finché mi accorsi che si nascondeva al mio passaggio per non togliermi quei soldi. Fu così lui a farmi la carità più profonda di lasciarmi con 1000 lire in più a fare un gesto segreto d'affetto per l'operaio sgualcito di mezzogiorno. E questo non vuole dimostrare niente, solo dire che tra due esseri umani è infinito il grado di premure che possono offrirsi incontrandosi al piano terra di un marciapiede. Grazie a Don Francesco. E l'immagine che mi è venuta in mente mentre lui parlava si riferisce anche a una delle sue passioni, che è quella della musica. L'avete sentito l'accenno, non ha voluto farcelo mancare l'accenno all'attacco della sinfonia di Beethoven piuttosto che l'Andantino. Ma ho pensato alla musica perché era un po' che non sentivo Don Francesco, ma quando l'ho sempre sentito ho sempre immaginato che il suo modo di porgere le cose che dice abbia lo stesso stile di quando tocca le corde del violino, no? In questo caso le corde siamo noi, nel senso che siamo il nostro pensiero, il nostro modo di pensare. Ho anche immaginato che ha detto che i vescovi non hanno niente da fare, in questi giorni ha avuto poco da fare perché ha avuto molto tempo per pensare a quello che ci ha detto, di cui dico a nome anche vostro lo ringrazio con grande intensità, perché credo che sia questo un dono, no? Che ci ha fatto e che ci arricchisce certamente. Non voleva essere una chiusura la mia, è solo per aprire poi al dibattito, aprire la discussione per chi vuole intervenire. State ancora ascoltando la musica?
Oh, mi piacerebbe sentire il tuo parere su il tuo pensiero sul rapporto tra dono e sacrificio. Se il sacrificio, questo parlare continuamente del sacrificio anche nella liturgia, non sia un po' mettere in ombra e qualche volta forse negare la qualità che si chiama dono. Tutto qui. Io ho il mio modo di pensare che basta parlare di sacrificio, ma parlare di dono. E il parlare di dono non vuol dire ascoltare la bella musica e basta. Vuol dire assumere appunto uno stile di vita che ha queste connotazioni che tu brillantemente hai illustrato. Rompiero pone una questione molto, molto importante, la mia risposta è estremamente limitata. Poi, veramente, se altri vogliono interloquire o addirittura intervenire su questa questione che è molto importante, lo facciano con grande libertà. Io devo dire, questo clima un poco di confidenza, che sono partito da un'esperienza, da esperienze nelle quali lo spazio per il sacrificio era molto ridotto. Non parlo del sacrificio personale, dello sforzo che ognuno deve fare per far bene le sue cose, ma del criterio del sacrificio. Oggi questo tema mi provoca molto. È un tema drammatico quello del sacrificio. E ripeto, non sto parlando della responsabilità. Tra l'altro, permettete questa piccola parentesi. Uno degli elementi della cultura del dono è la responsabilità. Il dono non è un debito, ma il dono alimenta il senso della responsabilità. Il dono alimenta il senso della responsabilità più della legge. Più della legge. Veramente io penso che sulla cultura del dono si possa camminare tanto, si possa costruire giorno per giorno esperienze umane migliori, facendolo diventare criterio. Ritornando al sacrificio, vi dicevo, io sì, ho vissuto molto, molto, molto la dimensione del dono. Oggi mi interrogo un poco sulla dimensione del sacrificio. Allora, lasciando libero proprio di intervenire, Don Piero può correggermi e comunque integrare quello che... Ci sono dei, diciamo, dei luoghi, o se volete dei processi che appartengono al mondo della potenza. Della potenza che si impone. E uno degli elementi di questa potenza è il sacrificio. È il sacrificio.
Dio ci ha liberato dal sacrificio. Il mondo della potenza è il mondo degli dèi. E gli dèi hanno richiesto sempre il sacrificio. Nell'esperienza cristiana c'è uno stravolgimento assoluto. Non c'è più richiesto un sacrificio. C'è il dono totale di Dio stesso nella persona di suo figlio. Che altro sacrificio è necessario? Non appartiene più al mondo della necessità. Appartiene al mondo dell'amore, quindi al mondo del dono. Certo che io posso arrivare a sacrificare la mia vita, ma non dentro le logiche della violenza e della necessità, ma dentro la logica del dono. Francesco. Grazie, Monsignore. Io volevo fare due commenti. Il primo commento è che l'amore è un lusso dei ricchi. Lei ha detto, io non ci credo, però me l'hanno detto in Africa. Io ho vissuto in alcuni momenti della mia vita la stessa sensazione, ma io l'ho vissuta in Africa non come il ricco economico o il povero economico. L'ho vissuta quando c'era la disperazione, quando cioè non c'è più una speranza, quando cioè non c'è più un futuro, quando cioè sembra che non ci sia niente per cui valga la pena vivere. Ecco, lì ho visto la frontiera dell'amore. Quando c'è la disperazione, l'amore in qualche modo, nella mia esperienza, è venuto meno perché non c'era niente oltre i miei occhi. E l'altro commento che volevo fare, o meglio una richiesta di chiarimenti, è questo rapporto tra volontariato 1.100.000 che non si trasforma e che non riesce a essere sale per una cultura del dono. Forse ho perso qualche passaggio e la pregherei magari di spiegarmelo meglio. Qui proprio in forma di dialogo, quindi non di risposta, e altri possono aggiungersi. Quell'espressione mi ha colpito un po', proprio perché è icastica, ma devo dire uscita non in maniera prefabbricata. E anche lì avviene all'interno di una condizione disperata. Disperata nel senso che non intendo assolutamente rileggere l'esperienza ivoriana che ho conosciuto solo per una settimana, quindi è ridicolo quello che posso dire. Certamente l'accostamento con i missionari è sempre un aggiungimento molto interessante, cioè è un punto di vista che normalmente non rimbalza nei media, nel modo di giudicare le cose, quindi è sempre molto molto interessante. La crisi ivoriana è stata una crisi molto seria, al punto che loro non chiamano quello che è successo tra marzo e maggio guerra o guerra civile, la chiamano quando c'è stata la crisi. Si è parlato di migliaia di morti, sono decine di migliaia di morti. Quindi le ferite di questi scontri poi sono ferite molto molto profonde. E l'espressione l'amore è un lusso dei ricchi avviene appunto ad esempio in un contesto di questo genere. Ma il paradosso è che questa espressione viene da gente che ha testimoniato l'amore in quelle condizioni disperate. Cioè che è riuscita a stare con amore proprio lì dove
Forse l'hanno detto di sé, è un gesto di umiltà, adesso mi viene in mente di interpretarlo così, perché loro sono stati lì, sono stati segni di speranza, sono stati segni che hanno dato la vita a tantissime persone. Sono quelle persone che mi hanno detto l'amore è un lusso dei ricchi, ma l'hanno detto avendolo testimoniato, lì. Forse perché hanno detto noi in fondo eravamo dei ricchi, potevamo amare, gli altri facevano un po' fatica. Però ecco la cultura del dono, loro hanno rappresentato una possibilità che ha dato vita. C'è gente che l'ha riconosciuta, c'è gente che ne ha approfittato, se n'è andata. Non gli dirà mai nemmeno grazie. Quindi, ecco, volevo sottolineare questo aspetto, che la espressione provocante, ma la cosa che mi provocava di più era perché chi la diceva, in realtà proprio lì, in una situazione disperata, l'amore l'aveva testimoniato. Seconda riflessione è una riflessione delicatissima. Io comunque questa riflessione io la faccio da alcuni anni direttamente con i gruppi di volontariato di qualsiasi genere. Ho cominciato, ricordo ancora Brescia, bellissime realtà nostre, perché ci credo molto, cioè vedo questo come una cosa da superare, cioè il volontariato che evidentemente ha degli elementi circoscritti a un settore, a una passione, a un'attenzione, a una competenza, quindi ha degli elementi circoscritti, però non può circoscriversi al momento, alla situazione, all'emergenza, a quel tipo di bisogno. Ecco, io accennavo, ho detto che non ho in realtà una risposta, come mai non passa? Ce ne potrebbero essere mille, ma non mi soddisfano. Una sulla quale insisto abbastanza è questa del bisogno. Cioè, se il volontariato si configura come la risposta ad un bisogno, nel momento in cui ha risposto il bisogno, esaurisce tutta la sua potenza. Se invece il criterio è la persona, che è più grande del suo bisogno, allora inevitabilmente mi sembra che faccia crescere una mentalità, un interrogativo, addirittura un cambiamento, perché ha parlato di cultura della donna alla fine come stile di vita. Penso che sia concesso anche a me farti una domanda. Volevo chiederti qualche parola in più sul tema della reciprocità, perché capisco che ha bisogno di una risposta, però c'è direi un confine fra queste due cose che è difficile da individuare. Mi spiego citando il Vangelo, no? Dove Gesù dice c'è chi semina, c'è chi coltiva e c'è chi raccoglie. Cioè chi dona deve interrogarsi sulla reciprocità o deve appunto pensare che quello che ha seminato poi è un dono che avrà la risposta non si sa quando, non si sa come. Ecco, per reciprocità non sto immaginando una risposta che in qualche modo confermi il mio dono. Per reciprocità sto invece evidenziando innanzitutto la necessità del ricevere. Il fatto che cresce cultura del dono, non esperienza di dono, il dono io te lo faccio, ma la cultura cresce nel momento in cui ti rendi conto e accogli consapevolmente il dono che io ti faccio. Questo è, io ho così cercato di introdurre alcuni elementi di un cammino di cambiamento in direzione alla cultura del dono. Allora, io dono, è la mia vita, è il mio criterio, ma questa cultura, questo dono ha in qualche misura bisogno del riconoscimento, che non è semplicemente la riconoscenza, anche quello, ma questo
è un bisogno in direzione della crescita. Quindi io in qualche modo non devo renderti consapevole del dono che ti ho fatto perché tu ti senta debitore o mi debba portare conoscenza, ma perché così si alimenta e cresce. In ultima analisi, il dono non è una cosa, il dono è un modo di vivere, essenzialmente è relazione. In questo senso parlo di reciprocità. Non è un restituire, non è io ti do perché tu mi dia, ma il dono è inevitabilmente creazione di relazione. I donatori di sangue creano cultura del dono? Sì. Sì. Perché? Un donatore di sangue, a diversità di tantissimi altri donatori, proprio non sa chi riceverà il suo sangue. Sì, qualche volta ci... A me non è successo tante volte, ma una volta, in occasione dell'operazione di un mio parente, ecco, io ho donato il sangue, sapevo che andava per questo mio parente. Ma normalmente i donatori di sangue, che conosciamo tutti benissimo, una grande realtà, creano cultura del dono, sì. Loro non sanno a chi va il loro dono. È una cosa anonima. In questo senso potrebbe contraddire tutto quello che ho detto. In realtà si crea una prossimità. E questa prossimità è riconosciuta non solo dal fatto che io do qualcosa che è sangue del mio sangue, ma dal fatto che chi lo riceve è consapevole che qualcuno di cui non sa nemmeno il nome, non conosce il volto, ha compiuto questo gesto. Faccio questo esempio per dire di come la reciprocità sia necessaria ad alimentare la cultura del dono. Non è questione di avere una risposta di uno che ti dice grazie o si sente in debito, eh? L'elemosina crea cultura del dono? Sì e no. Ed è facilissimo distinguerlo. Se io abbasso il finestrino e lascio il mio soldino guardando in faccia quella persona e salutandola e incrociando quello sguardo, crea cultura del dono. Quello è un approfittatore, un imbroglione, un povero bambino che tornerà a casa e se non porta i soldi lo pestano. Se io gli do un biglietto senza guardarlo in faccia, il più la svelta possibile, non creo nulla, gli ho dato di più, non ho creato assolutamente nulla. Reciprocità è questa possibilità, ho fatto l'esempio più modesto, di creare relazione. A volte uno sguardo, è solo uno sguardo, però dobbiamo dirlo, sono confessioni che non piace fare perché sono sempre anche un po' vergognoso, però la tentazione, e qualche volta ci sono caduto, di non guardare in faccia la persona, non è un problema di soldi, non è per noi un problema di soldi, non ci sbanchiamo per fare un'elemosina, ma è il problema dello sguardo. Ecco, in questo senso penso si debba parlare di reciprocità.
Ci sono altre domande? Qua. Giovanni. Mi stimola in particolare la irrilevanza della cultura del dono dal punto di vista economico e sociale, e mi vengono in mente tanti casi di persone che nella loro attività di regolare lavoro dipendente, quindi retribuito, si dice quando vengono collocati in pensione, magari hanno donato la loro vita per quel servizio. E a me viene da dire che è vero, e quel servizio è stato fatto evidentemente in modo qualitativo migliore di quanto non abbia fatto chi ha dedicato meno impegno per fare questa attività. Allora, anche economicamente e socialmente, il dono non ha una rilevanza, perché se la qualità del servizio fatto è stata migliore, evidentemente anche dal punto di vista economico e sociale c'è stato un beneficio per la comunità. Io ho collocato questa espressione in significanza della cultura del dono nel mondo economico, nel mondo sociale, nel mondo perché, come provocazione, perché sono assolutamente convinto di quello che dici tu, e sono convinto che ci sono tante persone convinte. È chiaro, in questo momento non è il dono, è lo spread quello che ci sta condizionando. Cioè io, è una roba, questo qui, cioè, questo è decisivo, non il dono. Ma in realtà siamo arrivati a questo perché non siamo stati capaci di alimentare quello che tu dicevi. Nella Caritas in Veritate, al capitolo appunto quarto, dal numero 34 in poi, il Papa poi fa questa grande riflessione proprio sui temi dell'economia, cioè va bene, il dono, anime belle, volontariato, tempo perso, generosità, animo, sentimenti, tutte queste cose qui, ma poi insomma la vita è fatta di altre cose, le altre cose che sono poi quelle importanti non hanno niente a che fare col dono. Il Papa appunto sviluppa poi tutta una riflessione e dà un'indicazione che è quella relativa Stato, mercato e poi il mondo, che non è riconducibile a questi due, è il mondo della società civile, il mondo del no profit, il mondo delle varie forme anche di natura economica molto serie e direi tutto sommato diffuse, non è solo una nicchia, che invece si pongono dentro una cultura diversa del mercato rispetto a quella. Ma il Papa si sofferma poi anche nel rilevare come anche in questi due mondi la cultura del dono diventa un elemento arricchente, un elemento umanizzante, un elemento che rende migliori quei mondi. E qui veramente ci sarebbe molto, 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 molto da riflettere. Molto da riflettere. Nel senso che tu hai fatto un esempio limpidissimo e ci riconduce ad un'altra dimensione della cultura del dono, che è la dimensione del valore, i valori e gli ideali sono due grandi dimensioni che fanno parte della cultura del dono e che diventano elementi assolutamente arricchenti, a volte decisivi, non a volte, sempre decisivi, anche negli ambiti più strettamente economici e negli ambiti di organizzazione sociale. Faccio un esempio anche qui, la fiducia. La fiducia.
La nostra non è solo una crisi economica, è una crisi economica perché è stato spezzato in maniera ormai difficilissimo da ricostruire il filo della fiducia. Il mercato ha bisogno della fiducia, non c'è più, e noi siamo tutti impostati su una costruzione come quella. Cosa facciamo? Speriamo di farcela, ma è assolutamente, e la fiducia appartiene al mondo del tono, non semplicemente al mondo del contratto. Necessario, ma non sufficiente. Non sufficiente. Allora, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere. Io chiudo la mia parte ringraziando, penso di interpretare anche i vostri sentimenti, ringraziando Monsignor Beschi del dono che questa sera ci ha fatto e pensando a quello che diceva all'inizio, che cerca di limitare la sua presenza a Brescia. Noi adesso siamo impegnati alla reciprocità, però anche tu non devi farci diventare gelosi di lasciare tutti i doni a Bergamo e non portarli anche a Brescia. Grazie comunque. Grazie.